Nell'esercizio del video precedente abbiamo considerato la bottiglia di vetro come se fosse tutta piena, quando invece il vetro è soltanto un sottile involucro superficiale. Eppure questa approssimazione, che sembra così poco ragionevole, in realtà funziona benissimo. Ora vediamo perché. Il motivo è che la bottiglia, adesso immaginiamola sferica per semplicità, pur essendo una sottile superficie, si dilata esattamente come se fosse tutta piena di vetro. Infatti, immaginiamo di ritagliare da una sfera completamente piena di vetro tutta la parte interna, quindi di svuotare la sfera e di toglierla, metterla da un'altra parte, lasciando quindi soltanto la superficie esterna. Se ora noi scaldiamo questi due pezzi separati, quindi tutta la parte interna e la superficie da sola esterna, la superficie esterna continuerà a dilatarsi esattamente come faceva prima, quando invece tutta la parte interna era ancora al suo posto. In altre parole, alla superficie esterna non interessa niente se la parte interna c'è o è stata rimossa. La superficie esterna continuerà a dilatarsi sempre nello stesso modo, quindi ad allargarsi. Di conseguenza, il volume a disposizione dell'olio che stava all'interno di questa bottiglia aumenterà esattamente come se la bottiglia fosse piena di vetro. L'aumento di volume è lo stesso. Si può anche immaginare così: ogni strato della bottiglia piena di vetro si dilata per conto suo e si allarga verso l'esterno, indipendentemente da quello che fanno gli altri strati intorno allo strato considerato. In pratica, ogni strato è indipendente dagli altri e si allarga per conto suo. Anche l'ultimo strato, lo strato superficiale di vetro, si allarga come se la bottiglia fosse piena di vetro. Se anche la bottiglia invece è vuota, come in realtà è, l'ultimo strato continua a dilatarsi come se fosse piena. C'è anche una prova sperimentale di questo fenomeno, che la dilatazione dello strato esterno avviene sempre verso l'esterno e avviene come se l'oggetto fosse tutto pieno. La dimostrazione sperimentale è l'anello e la sfera di Gravesand. Si tratta di una sfera d'acciaio che viene inserita all'interno di questo anello e la sfera e l'anello hanno esattamente lo stesso diametro, quindi la sfera sfiora l'anello, ci passa attraverso sfiorando il suo bordo interno. Di solito l'esperimento si fa in questo modo: non si scalda l'anello ma si scalda la sfera. L'anello rimane freddo, la sfera invece si dilata e quando si fa passare la sfera nell'anello si vede che la sfera non ci passa più, perché la sfera si è dilatata in quanto scaldata, quindi la fiamma non guardiamola qui, immaginiamola qua sotto, la sfera si è dilatata e l'anello no. Quindi la sfera non passa più nell'anello. Però noi possiamo anche realizzare l'esperimento al contrario, cioè possiamo scaldare l'anello e la sfera no. Se facciamo questo esperimento vediamo che la sfera continua a passare nell'anello, anzi ci passa meglio. Questo dimostra che l'anello, quando viene scaldato, si allarga soltanto verso l'esterno. Si allarga verso l'esterno non solo il suo bordo esterno, ma anche il suo bordo interno. Infatti, se il bordo interno si allargasse all'interno, la sfera non scenderebbe più, invece scende. Questo esperimento dimostra che questo strato di anello continua a dilatarsi verso l'esterno, sia il suo bordo interno che il suo bordo esterno, esattamente come se l'anello fosse un disco pieno. E tutti gli strati, tutti gli anelli concentrici che noi possiamo immaginare in questo disco pieno, tutti si allargano verso l'esterno. Dunque è come se questo anello fosse pieno di metallo, d'acciaio, e il foro fosse in realtà riempito d'acciaio e anche lui si allarga, quindi anche il foro si allarga verso l'esterno. Dunque tutto il disco si allarga e anche il foro si allarga verso l'esterno e anche l'anello.